13 e 14 aprile 2013 si sono svolte due giornate di studio organizzate dall'Associazione Ligure per lo sviluppo degli studi archeoastronomici in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Genova. Qui stiamo vedendo la rosa dei partecipanti. La sede del seminario è stata la sala dell'Università Popolare Sestrese, nella omonima piazzetta situata in zona dolcemente declive del pittoresco borgo di Sestri Ponente, facente parte del comune di Genova. I lavori congressuali sono iniziati sabato 13 aprile intorno alle 9.30, introdotti da Giuseppe Veneziano, responsabile della didattica dell'astronomia dell'osservatorio e tra i primi fondatori dell'ALSA. L'associazione è stata fondata nel 1997 e da allora si tiene annualmente il seminario di archeoastronomia, giunto quest'anno alla 15ª edizione. Avendo avuto il piacere di presenziare all'evento, presentiamo questo video rimandando per gli approfondimenti agli atti del seminario che saranno prossimamente disponibili sul sito dell'ALSA. La prima a prendere la parola è stata la dottoressa Marina De Franceschini, che ha presentato una relazione intitolata Archeoastronomia nelle ville imperiali romane, la villa Iovis di Tiberio a Capua. Dalla villa si gode un panorama impareggiabile su tutto il Golfo di Napoli, da Ischia fino a Pozzuoli. Ai tempi della sua fondazione, primo secolo d.C., il complesso occupava un'area di 7.000 metri quadrati e fu la residenza dell'imperatore Tiberio dal 27 al 37 d.C. In essa, la dottoressa De Franceschini ha riscontrato degli interessanti allineamenti astronomici. Già nel 2005, il professor Krause aveva ottenuto con Google Earth che al centro del corridoio dell'emiciclo l'orientamento doveva essere pari a un azimuth di 90 gradi, quindi diretto all'alba dell'equinozio. Per avere la conferma e scoprire il significato simbolico di questo orientamento equinoziale, la dottoressa si è recata sul posto all'alba dell'equinozio del 22 settembre 2012 e ha potuto documentare che da quella posizione si vede il sorgere del sole dal Monte Nuda, a 87 km da Capri, ma non perfettamente in asse con il corridoio, infatti a 87 gradi, e questa è stata una sorpresa. La relatrice ha tenuto a ribadire come la ricerca attraverso i supporti virtuali vada dimostrata sul campo. La particolare disposizione delle nicchie AV, ambienti obliqui A e B, dove forse c'erano delle statue, ha fatto emergere l'ipotesi che essi fossero orientati verso l'alba del solstizio, ma le verifiche condotte da Giuseppe Veneziano hanno fatto cadere questa eventualità, mentre è confermato l'orientamento equinoziale. Dopo i saluti di benvenuto del presidente dell'associazione, ha preso la parola Giorgio Casanova con una relazione intitolata L'orologio astronomico del comune di Bologna. Questo orologio si trovava sulla Torre d'Accursio, oggi palazzo comunale della città, e a differenza degli altri orologi che tra 400 e 500 vennero costruiti nelle più grandi città d'Europa, questo non aveva la terra al centro, ma un fuoco centrale. La Terra era considerata allora il centro dell'universo. La presenza del fuoco rientrava invece nella teoria pitagorica, secondo la quale al centro dell'universo c'era un fuoco centrale, attorno al quale giravano tutti i pianeti. Era un'astronomia mistica quella pitagorica, basata sui numeri. In particolare fu Filolao, un seguace del pitagorismo, che approdò alla conoscenza del ruolo marginale della Terra nel sistema solare, attribuendo la massima importanza al fuoco centrale o Hestia, ovvero la sede di Zeus, centro dell'attività cosmica. Nel 1451, probabilmente sulla scia di un ritorno alle antiche conoscenze della tradizione pitagorica, in antitesi con quelle aristoteliche, il cardinale Vessarione volle far costruire l'orologio meccanico di Bologna, quando si decise di dotare la città di un tale manufatto.
Attorno al fuoco centrale, una ghiera circolare riportava i segni zodiacali. Attorno a questa c'era un'altra ghiera, con elementi non determinati. Nella ghiera più esterna e più grande erano riportate le ore in numeri romani. Esternamente al quadrante c'erano quattro tondi in cui erano dipinti gli apostoli. Due figure, forse angeliche, erano situate ai lati con la mano poggiante sul quadrante, imprimendo l'idea di movimento. Il grande Copernico vide quotidianamente questo orologio perché studiò all'Università di Bologna e forse chissà che gli abbia ispirato la sua teoria sull'eliocentrismo. Ed ecco che siamo già proiettati sulla schermata della relazione di Giuseppe Veneziano, che ha presentato gli effetti della rotazione terrestre sulla previsione dei fenomeni celesti, sulla presunta eclisse del Monte Bego. Lo spunto della sua trattazione è derivato al relatore dalla partecipazione al convegno francese di Tende del settembre 2012, il cui tema era incentrato sulle rappresentazioni di astri, ammassi stellari e costellazioni nella preistoria e nell'antichità. In quell'occasione la studiosa Chantal Hugues-Volkiewicz ha proposto un'interpretazione personale di un curioso petroglifo inciso su una roccia nella Valle delle Meraviglie. A 2740 metri di altitudine, sul Monte Bego, detto l'uomo con le braccia zigzag. Ufficialmente esso è stato interpretato come una divinità legata ad alcuni fenomeni naturali come il fulmine, e qui stiamo vedendo delle rappresentazioni mitologiche. Quello che invece vede la studiosa francese nel petroglifo è un'eclisse anulare di sole avvenuta nella prima mattina del 10 ottobre 1718 a.C., che per gli astronomi corrisponde almeno 1717, con tanto di protuberanze e di ombra proiettata sulla Terra. A quel tempo, secondo la studiosa, l'equinozio di autunno avveniva il 9 ottobre, perciò un'eclisse anulare in quel frangente avrebbe avuto un significato del tutto particolare per la popolazione stanziata in loco. Per eternarlo, il fenomeno sarebbe stato scolpito sulla roccia. A sostegno della propria tesi, la studiosa aveva portato al citato convegno una serie di elaborazioni grafiche, oltre a proprie spiegazioni dei singoli dettagli che compongono la raffigurazione rupestre. Ma Giuseppe Veneziano, pur stimando profondamente la ricercatrice per il suo intenso lavoro di antropologa ed etnoastronoma, ha sentito la necessità di approfondire la questione, che lo ha convinto poco fin nell'immediatezza. Al termine di un corposo lavoro di analisi dei dati, egli ha potuto concludere che la studiosa ritiene di aver individuato nel petroglifo in oggetto non regge per almeno tre principali motivi. L'impossibilità dell'occhio umano di cogliere i dettagli di un'eclisse anulare di sole in cui la nostra stella non viene mai completamente oscurata e la luminosità residua è molto elevata. Gli algoritmi del software utilizzato dalla ricercatrice non hanno tenuto conto del graduale rallentamento della rotazione terrestre, delta T, causato dalle maree sollevate dalla Luna e dal Sole. Questo ha prodotto una sostanziale errore di latitudine, tanto che l'eclisse è avvenuta in pieno Oceano Pacifico e non sul Monte Bego. Un eventuale osservatore su detto monte non avrebbe mai potuto inoltre osservare l'eclisse, né tantomeno la sua ombra prodotta sulla Terra, poiché il luogo era posto all'esterno della fascia percorsa dalla penombra, che è la sola a raggiungere la superficie terrestre durante il fenomeno di un'eclisse anulare di sole. La bellissima relazione ha poi lasciato il posto al ricercatore Alessio Miglietta, che ha presentato una relazione dal titolo L'età del mondo, il sistema cronologico newtoniano tra astronomia, archeologia ed esegesi.
L'intenzione dell'esposizione è stata quella di tentare una rivalutazione di un'opera postuma del grande Isaac Newton, 1642-1727, Chronology of Ancient Kingdom Amended, cronologia emendata degli antichi regni, pubblicata a Londra nel 1728. Ad essa lo scienziato aveva dedicato molte delle energie di gran parte degli anni della propria vita, quando probabilmente aveva accumulato una conoscenza molto elevata e si era relazionato con diverse discipline, oltre a quelle ufficiali: l'alchimia e la scienza ermetica, la teologia e l'esegesi biblica, l'interpretazione delle profezie, l'economia, la filosofia naturale, la tecnica, nel complesso tentativo di individuare più correttamente possibile l'origine e il senso di ogni cosa, il principio divino e il suo linguaggio. Per il suo contenuto considerato di tedio infinito, uno dei maggiori biografi di Newton, Westphal, la definì senza alcun fondamento, in grado di suscitare l'interesse di un ristretto numero di persone capaci di appassionarsi per la data della spedizione degli Argonauti. L'opera ricevette molte critiche e fu categorizzata come uno degli studi occulti di Newton e, in breve, cadde nell'oblio. Newton scrisse molto, ma pubblicò in confronto molto poco. Nell'opera sulla cronologia, Newton affrontò un cruciale e dibattuto tema del suo tempo, la supremazia delle scritture, cioè la cronologia sacra, sugli altri sistemi cronologici adottati dalle antiche civiltà. Per sostenere questo assunto, egli utilizzò confutazioni, analisi di fonti letterarie, testimonianze archeologiche disponibili a quel tempo, ma introdusse anche un metodo nuovo, la datazione attraverso la precessione degli equinozi, primo tentativo nella storia. L'ultimo relatore della mattinata del sabato è stato Luigi Torlai dell'associazione Tages di Pitigliano, che ha presentato un interessante argomento: Poggio Rota, il bastone equinoziale. Il relatore è partito da una premessa: dall'allineamento dell'asse di un sito mediante l'ombra generata da un bastone verticale è possibile rilevare se l'edificazione del sito stesso sia stata realizzata durante l'equinozio. In tale data, trovandosi il sole a 45 gradi di azimut, la lunghezza dell'ombra del bastone è uguale alla sua altezza e la direzione dell'ombra del bastone individua sul terreno un orientamento univoco, che non si ripete cioè in nessun'altra data dell'anno. L'estremità dell'ombra di un'asta, verticale o obliqua agli equinozi, diventa una retta. In qualsiasi altro periodo dell'anno essa disegna delle linee curve, vedi cerchio di Ipparco. Detto questo, Torlai ha illustrato cosa è stato scoperto nel sito di Poggio Rota, che sorge a una latitudine di 42 gradi 36 primi 9 secondi nord e a una longitudine di 11 gradi 35 primi est. È un poggio tufaceo davanti al fiume Fiora, nella campagna di Pitigliano, provincia di Grosseto, e fu scoperto nel 2004 da Giovanni Feo. In seguito è stato studiato dal punto di vista archeoastronomico e geologico e gli esperti hanno concluso che si tratti di un complesso sacro utilizzato come osservatorio astronomico, probabilmente dalla cosiddetta cultura di Rinaldone, collocabile intorno al terzo millennio avanti Cristo. Da un unico banco di roccia vulcanica sarebbero stati tagliati, dall'alto verso il basso, e ricavati 10 grandi monoliti contenenti una serie di canaletti e incisioni, alcuni fatti dall'uomo, altri di probabile origine naturale. I monoliti risultano separati da stretti passaggi a corridoio, dove i raggi solari filtrano in determinati momenti dell'anno. Analizzando il masso numero 8 è stata notata una fenditura che avrebbe potuto accogliere un mirino equinoziale, per cui l'ipotesi andava verificata e il 2 settembre 2011 il gruppo di studio si è recato in loco per eseguire le opportune misurazioni strumentali. L'azimut ricavato è stato di 204 gradi alle ore 14:10, valore che, confrontato con il taglio del masso, che va dal meridiano, 180 gradi, dà un angolo di 24 gradi, obliquità dell'eclittica. I valori ricavati fanno ritenere che non siano casuali, ma per stabilire degli specifici allineamenti. I risultati di tutti questi studi
che sono stati anche comparati con il sito di Castello Puzzone, si possono trovare nel portale dell'associazione Tages. La sessione pomeridiana è stata aperta da Mauro Peppino Zedda, che ha tenuto una conferenza dal titolo Tracce di un antico osservatorio dei Liguri Apuani in Garfagnana. Tale studio è stato preventivamente inserito in un libro scritto dal relatore, in cui lo stesso ha raccolto le proprie osservazioni partite da una visita al Duomo di Barga, in provincia di Lucca, dal piazzale del quale si ha una splendida visuale sul cosiddetto Monte Forato, caratterizzato da un curioso foro nella roccia. Tale monte ha la caratteristica di ricordare la forma di un volto d'uomo adagiato, omo disteso, i cui lineamenti sono costituiti dai rilievi ondulati della montagna stessa. L'omo ha la bocca aperta, data dal foro che dà il nome al monte, e che è in realtà un arco naturale di roccia di 30 metri. La cosa interessante è che lo Zedda ha preso in considerazione tre edifici sacri cristiani, dislocati tutti in faccia al Monte Forato: il Duomo di Barga, la chiesa di San Frediano Sommo Colonia e la chiesa di San Michele a Perpoli, riscontrando delle correlazioni archeoastronomiche degne di attenzione e sicuramente da approfondire. Il relatore ha misurato l'orientamento in azimut del Monte Forato rispetto alle tre chiese e l'orientamento in declinazione. In una data prossima al solstizio invernale, il 26 dicembre del 2011, ha osservato che dal piazzale antistante la chiesa si vede il sole tramontare proprio dietro l'omo disteso. Il giorno seguente si è recato vicino ai ruderi della torre medievale di Sommo Colonia, nei pressi della chiesa di San Frediano, e ha notato lo stesso fenomeno. Va ricordato che l'apertura da cui è possibile osservare l'evento è veramente stretta, eppure da quella fessura si traguarda il Monte Forato. Un caso? Zedda ha proceduto alle stesse misurazioni degli orientamenti, tenendo anche presente un'altra altura poco distante, e questo lo ha fatto dal Duomo di Barga. Un'altra altura dicevamo che è il Monte Paludina. Qui invece nella fotografia stiamo vedendo la declinazione di Sirio. Nel 2000 avanti Cristo, questo pare molto importante perché dal piazzale antistante il Duomo, Zedda ha delineato l'arco di orizzonte in cui tramonta la luna nell'unistizio meridionale. Il lunistizio maggiore coincide con la cima del Paludina e quello minore con la fronte dell'omo disteso. Quindi l'orientamento del Duomo di Barga, unitamente alla sua ubicazione, è sull'unistizio minore meridionale, però vi è la coincidenza che la declinazione di Sirio coincide con quella della Luna all'unistizio minore attorno al 2000 a.C. Inoltre pare interessante il fatto che San Cristoforo sia un santo che sincretisticamente è collegato a divinità precristiane legate a Sirio. E appunto il Duomo di Barga è dedicato a questo santo. Le informazioni si possono trovare nel libro dell'autore Monte Forato e il Duomo di Barga, tracce di un antico osservatorio dei Liguri Apuani, Agora Nuragica, Cagliari, 2012. È stata data quindi ad Ettore Bianchi con la conferenza intitolata Il Sol dell'Avvenire nell'Utopia di Aristonico, secondo secolo a.C. Ci troviamo a Pergamo, nella Asia Minore, porzione occidentale dell'attuale Turchia. Aristonico, autoproclamatosi re, non vuole cedere il regno ai Romani a cui era stato promesso per testamento imbastisce una rivolta alla quale parteciparono i cosiddetti cittadini del sole o Eliopoliti, i suoi seguaci, perché lui era molto seguito dai ceti più bassi della popolazione, perché proclamava l'avvento di una città del sole, di un mondo privo di ingiustizie. Per fare questo però attendeva un segno e il segno pare che fosse stato il fatto che anche ad occhio nudo a quel tempo si stava assistendo ad un curioso fenomeno. Sul
sconosciuto dovuto alla precessione, ma allora non potevano saperlo. Il Sole, dopo 2 o 3 mila anni che si trovava stagliato contro la costellazione dell'Ariete, si spostava lentamente ma inesorabilmente verso la casa del segno zodiacale dei Pesci. Questo avrebbe comportato anche in seguito alla morte di Aristonico, che venne catturato e ucciso, un perdurare del culto solare, e che ritroviamo anche nelle concezioni millenaristiche del cristianesimo delle origini, nonché naturalmente nel culto mitraico. Ed ecco, siamo già sconfinati nella relazione del dottor Luigi Feolo, che ha parlato della Dagrune, la runa del giorno, e altre quattro. Le rune sono composte da 24 caratteri, e queste lettere erano impiegate non per lunghi testi, ma venivano incise su armi, ornamenti, pareti rocciose, pietre tombali e commemorative. Oltre al carattere pratico e quotidiano, le lettere incise potevano assumere un valore magico e religioso. Lo studioso ci ha parlato di 5 rune in particolare: la D, giorno chiaro; la F, bestiame, ricchezza; la NG, che è data da una lusanga, fecondità; la T, fama, onore, fedeltà; e la Z, protezione, difesa. Secondo Feolo, la runa D, o runa del giorno, potrebbe essere associata alla figura Aclessidra, incisa su una grande roccia del Monte Beigua, Appennino Ligure, che avrebbe una valenza archeo-astronomica. Le linee oblique vi potrebbero simboleggiare le direzioni di albe e tramonti solstiziali, la linea orizzontale la direzione di albe e tramonti equinoziali, le linee verticali la direzione meridiana. Ecco, qui stiamo proprio vedendo la forma della Dag Rune, o runa del giorno. E qui c'è il petroglifo che ho appena descritto. Ciò che sembra importante sottolineare è che queste rune potrebbero essere state nel corso del tempo riutilizzate, trasformate, riadattate, e quindi oggi confuse e interpretate con significati differenti da quelli che avevano in origine. Naturalmente quelli presentati sono soltanto degli esempi rappresentativi di un fenomeno incisorio ben più ampio, interessante tutta l'Europa, e che merita di essere maggiormente approfondito e compreso. E con la conferenza del dottor Feolo si è concluso, poi, con le domande del pubblico, il primo giorno di seminario, con scambi di opinioni tra ricercatori di diversa provenienza e disciplina, e con l'efficiente Giuseppe Veneziano, che ha congedato piacevolmente il pubblico, ringraziandolo e dando appuntamento per la mattina successiva, dove infatti approdiamo. E siamo giunti così alla conferenza di Paolo Pietrapiana, la domenica 14 aprile, alla riapertura dei lavori congressuali. Il dottor Pietrapiana ha presentato una relazione intitolata Campi di piramidi e costellazioni del piano galattico. L'Egitto, specchio del cielo, questo pensavano gli antichi abitatori del Nilo, della loro terra. E per realizzare al suolo quanto brillava nella volta celeste, dimora degli dei immortali, realizzarono forse il più immenso progetto della storia. Non solo le 3 piramidi della piana di Giza, secondo il relatore, sarebbero in correlazione con le 3 stelle della cintura di Orione, come Robert Bauval teorizzò diversi anni or sono, ma tutte le piramidi sulla sponda occidentale del Nilo, da Abu Rawash a nord della piana di Giza e sino al distretto meridionale di Dashur, per un tragitto di almeno 33 km, hanno un corrispettivo celeste. In cielo splende la Via Lattea, lungo serpentone che in terra era associato al fiume Nilo, la benedizione dell'Egitto. Il deserto orientale ed occidentale appaiono come le sue sponde. Se le piramidi sono paragonabili a stelle, il loro raggrupparsi identifica allora le costellazioni lungo quella riva del fiume celeste, in cui è presente anche la costellazione di Orione. In questa porzione della volta stellata si trovano però altre importanti costellazioni, come quella del Cane Maggiore, quella del Toro,
Andromeda, Pegaso, Aquila, Delfino, Sagittario. Lo studioso ha analizzato in dettaglio le correlazioni tra i campi di piramidi della piana di Saqqara e le costellazioni di Andromeda e Pegaso. Dall'esposizione sono emerse sorprendenti corrispondenze che, se venissero confermate soprattutto dagli scavi archeologici per quegli edifici che mancherebbero all'appello, cioè che dovrebbero andare a completare la mappa celeste in terra, potrebbero sottintendere un progetto architettonico globale durato un migliaio di anni e fondato su precisi intenti sacri o religiosi. Arricchiscono la relazione del dottor Pietrapiana delle splendide immagini, come abbiamo modo di vedere facendole scorrere. Il motivo per cui gli antichi egizi si sarebbero dati un così grande affare tra osservazioni, cantieri edilizi, la risposta può essere compresa in queste immagini che lascio scorrere senza bisogno di commento. È la volta di Stefano Carboni, che ha presentato il Sasso del Regio, un calendario lunisolare, un manufatto che si trova nel Casentino, zona che nel primo millennio avanti Cristo era sotto l'influenza di popolazioni etrusche, italiche, celtiche e liguri, secondo Plinio e Polibio. Era anche caratterizzato da culture agropastorali transumanti. Nei pressi del manufatto si trovano, come stiamo vedendo, altre presenze architettoniche di epoche diverse, i ruderi di un insediamento tardo romano, IV-V secolo d.C., il santuario di Santa Maria delle Grazie del XV secolo, una casa colonica con annessa una fonte sacra galattofora e una strada di transumanza transappenninica dal Monte Falterona alle sorgenti del fiume Arno, che scorre inferiormente alla collina. Stiamo vedendo intanto in tutta la sua bellezza ed enigmaticità questa l'incisione su questo masso. È indicativo come in una zona ritenuta anticamente sacra per la presenza della fonte naturale galattofora si sia impiantato un edificio di culto cristiano in cui è venerata una Madonna del Latte, sincretismo religioso spessissimo incontrato anche dalla sottoscritta. Il Sasso del Regio è un blocco litico in cui sono state eseguite diverse incisioni e sono stati trovati anche degli interessanti orientamenti. Per esempio, al solstizio d'inverno il sole viene a trovarsi nell'utero, ovvero nella nicchia posta sul davanti del petroglifo. Cercando di dare un'interpretazione ai soggetti incisi, il relatore ha ipotizzato che ci si trovi dinanzi ad un campo semantico riconducibile alla fertilità e alla fecondità, al ciclo della natura morte e rinascita, probabile un'attinenza con divinità tutelari della fonte sacra. L'interesse maggiore è stato diretto verso la curiosa nicchia, interpretata appunto come un utero materno, ed eseguendo le misurazioni degli orientamenti astronomici è stato possibile determinare che essa è allineata con il punto occaso solstiziale solare. Al solstizio invernale il sole è nell'utero. È un simbolismo profondamente significativo. Sul sasso sono presenti poi 48 coppelle suddivise in 8 barre verticali, più una curva costituiscono un ciclo chiuso. Il numero 48 potrebbe riferirsi al numero di fasi lunari in un anno solare
il che potrebbe far pensare ad un uso calendariale. L'idea che ne deriverebbe potrebbe ricondursi a una sorta di calendario lunare rifasato con quello solare mediante l'osservazione del solstizio d'inverno. Un'ipotesi correlata vede nel manufatto una simbologia affine a quella celtica o comunque a culture agropastorali. La disposizione delle barre verticali ripartite da un lato e dall'altro della nicchia utero potrebbero anche indicare che chi lo ha realizzato si riferisse a due stagioni, l'una luminosa, sulla base della levata eliaca di alcune specifiche stelle come Betelgeuse, Sirio e Arturo, e al tramonto di altre come Antares. Qui vediamo le conclusioni a cui è giunto lo studioso e speriamo di poter presto fornire una datazione all'enigmatico reperto che per il momento non ha ancora un'età. Gaudenzio, ragazzi, ha avuto il compito di ridestarci dei segreti che il sasso casentino ha portato con sé e ci ha spronato a passo di danza. La sua conferenza, infatti, ha avuto per titolo Iconografia preistorica e coreutica, la danza alle porte del cosmo. Il ricercatore ha esordito affermando che, nonostante l'elaborazione di un efficace metodo interdisciplinare, lo studio del gesto e della danza non ha goduto fino ad oggi gli stessi sviluppi delle indagini condotte su altre classi di rappresentazioni incise nell'antichità. Anche i testi di storia della danza offrono ben poco spazio alle manifestazioni coreutiche dell'Europa pre-protostorica. I motivi sono diversi e non imputabili alla scarsità di dati. Sembra doveroso considerare in questa sede almeno due aspetti, tra i molti elencati dal ragazzi e che si possono leggere in queste diapositive. La questione del senso del rappresentare, il gesto e la danza. Una volta elaborata una teoria della danza preistorica, si pone poi il quesito sul valore conoscitivo, sul livello di scientificità attribuibile alle interpretazioni degli studiosi. Pare in estrema sintesi che occuparsi dell'argomento ponga seri problemi all'accademico, poiché trovare una spiegazione scientifica al motivo della danza non è cosa da poco. Nella danza ritroviamo due principali elementi di base, la funzione sociale e quella magico-simbolica, interazione cosmica. Quando un individuo si unisce a un insieme di persone e iniziano un ritmico movimento, la percezione del sé, inizialmente forte, lascia il posto alla percezione di essere in un tutt'uno per entrare a far parte di un ingranaggio, un perfetto meccanismo umano che è l'insieme danzante. Ne deriva un accordo, un'armonia tra danzatori che comporta un radicato senso di coesione sociale e di appartenenza difficilmente riscontrabile in altri movimenti collettivi. Secondo il relatore, il seguire determinate geometrie e movimenti ritmici ricalca il ciclico fluire degli elementi della natura. Per tale ragione danzare diviene, in tale ottica, un fenomeno naturale, dunque con connotazioni sacre. Attraverso il movimento della danza sacra, l'uomo poteva anche dominare gli elementi, ingraziarsi le divinità, propiziarsi la pioggia o il soleggiamento, le guarigioni, le vittorie sui nemici, aiutare il viaggio del defunto, come dimostrano alcune iconografie che appunto sono state presentate dal relatore, il quale ha messo l'accento anche sull'importanza della durata della danza, poiché essa non può durare per sempre. L'energia prodotta si esaurisce nel tempo e poco alla volta si riducono i benefici che la comunità si attende di ricevere. Sarà questo che ha indotto l'uomo arcaico a rappresentare il rito? Se, infatti, il rito agito raggiungeva già il suo scopo, che bisogno c'era di rappresentarlo? Probabilmente per prolungarne fino ad eternarne l'effetto. Estremamente interessante, a giudizio di chi scrive, è l'aver portato all'attenzione il valore soprannaturale delle iconografie incise sulla roccia, per il loro perdurare nel tempo. Lo studioso di arte rupestre dei boscimani del Kalahari, il dottor Lewis Williams, ha potuto verificare di persona, interrogando gli ultimi artisti boscimani, che per loro la superficie della roccia è concepita come un velo, una sottile pellicola che separa il mondo umano da quello sottostante ritenuto la sede degli spiriti della terra. Chi incide dunque opera a contatto con entità invisibili che egli solo riesce a percepire come vedesse l'anima della roccia stessa.
Ciò spiegherebbe anche la ragione per cui gli artisti rupestri hanno scelto sempre determinate rocce e non altre. Nella mentalità arcaica le regioni del cosmo non erano entità separate, ma l'espressione di un'unica manifestazione. I flussi di energia e le entità periodicamente attraversavano i registri cosmici, cielo, terra e mondo infero, con esito talvolta positivo e talaltra negativo per la vita umana. I punti dove questi trapassi si verificavano, rotture di livello, erano ritenuti luoghi di manifestazione del sacro, ossia ierofanie. Qui venivano eseguite le liturgie e più spesso le incisioni. Un altro aspetto, degno tra i tantissimi che il ragazzi ha proposto, è l'idea del centro presso le popolazioni antiche, l'onfalos per i greci, mundus per i romani, ma anche in quelle ancora più arcaiche che, al centro dello spazio sacro, ponevano un totem. Molte scene di danza sono organizzate attorno a un centro. L'immagine che ci ha fatto vedere mostra attorno ad un elemento geometrico un cerchio, simbolo del cielo, che è attraversato da due croci, una ortogonale e una diagonale. Formano una ruota simbolica, esprimendo l'orientamento rispetto al sorgere e al tramontare del sole all'orizzonte nei momenti principali dell'anno, il solstizio e l'equinozio. Numerose danze moderne affondano le loro radici nella protostoria, con ogni probabilità. Un esempio è quello della danza popolare che fino a pochi anni fa, stiamo vedendo adesso, le fanciulle di Plonur-l'Anvern a Finisterre eseguivano attorno a un monolite realizzato alla fine dell'età del ferro, che fungeva da asse cosmico. La relazione successiva è stata presentata da Giuseppe Veneziano perché Henri De Santis e Sergio Pedemonte, che sono gli autori, non erano presenti. La relazione si intitola La misurazione archeoastronomica dei ruderi della chiesa di Santo Stefano a Isola del Cantone e possiamo vedere bene, senza molti commenti, anche dalle immagini, quello che rimane di questa chiesa, che forse risale anche a prima del XII secolo. Nell'86, durante operazioni di ripulitura, venne trovata un'ascia neolitica riutilizzata nella muratura e tegoloni romani. Le misure astronomiche effettuate, di cui qui stiamo vedendo i dati, hanno portato appunto alle conclusioni che possiamo leggere e che è inutile che io commenti. Andiamo invece alla prossima relazione, che è quella del dottor Enrico Calzolari. Il dottor Enrico Calzolari ha preso quindi la parola per tenere la propria esposizione avente come tema per un progetto di parco di paleoarcheoastronomia nel promontorio del Caprione, in cui sono stati evidenziati e resi noti numerosissimi siti che, a detta del relatore, dovrebbero rientrare sotto la tutela di un apposito parco culturale delle Valenze, del promontorio del Caprione e del Corvo. Tali siti sono stati individuati e ripartiti dallo studioso in base ad un ordine cronologico e tipologico, che adesso cercherò di elencare. Nel frattempo, chi guarda questo video potrà ammirare che varietà di siti archeologici esistono su questo territorio e che quantomeno dovrebbero essere presi in considerazione dagli addetti ai lavori appunto anche sicuramente tutelati. Guardiamo per esempio questo bellissimo manufatto. Allora, per quanto riguarda la preistoria, il dottor Calzolari ha individuato i siti di Cassiopea, Cana Granda, Arcola, San Lorenzo, Campo de Già, Cattafossi, Combara, Lerici. La Farfalla di Luce, il sito di Scornia, sempre a Lerici, il sito di Codina, Lerici, dove c'è un dolmen con selci. Ecco, qui stiamo vedendo il fenomeno della farfalla luminosa e come si forma. Per quanto riguarda la protostoria, la statua stele di Lerici, a Codina di Lerici, le tombe liguri del Cafaggio, ad Ameglia, le macine a Remo del Caprione e di Lunigiana, il Nemeton di Sorgenzia, Ameglia, i Cavanei. Per quanto riguarda la romanità, la villa romana di Bocca di Magra, Ameglia, la cisterna romana di Senzano e i relativi contrafforti, Lerici, il sito di Carbognano, Lerici, l'orto magno di Pugliola, a Lerici, l'angelo di Bocca di Magra, Angulus, ora scomparso, Ameglia,
del Medioevo, Barbazzano, il borgo fortificato, Portesone, villaggio pastorale, San Lorenzo, chiesa orientata in equinoziale, Castello di Ameglia, Castello di Lerici, Castello di San Terenzo, Lerici, Fortificazione di Solaro, Lerici, Torre Gorpina, Tellaro, Lerici, le fornaci da calce, Lerici, Ancola, Ameglia, il borgo pisano di Lerici, il borgo vecchio di San Terenzo, il borgo vecchio di Tellaro, la via dei mulini, Codina, Corbognano, Lerici con il relativo Bottaccio, l'acquedotto Capoacqua, Portesone, Tellaro con il relativo Bottaccio, il portulo di Maris, Pertusola, edificio con affresco, traccia del Barbacane, Lerici. Poi, anche per quanto riguarda l'archeologia industriale, abbiamo dei siti. Ma non mancano nemmeno siti relativi all'archeologia militare ottocentesca, le chiese, le ville, le tracce templari, il distretto delle memorie poetiche e letterarie e la paleontologia. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti e auspichiamo che presto qualcosa possa muoversi e che questo progetto possa venire realizzato. Intanto godiamoci queste bellissime immagini.